L'Italia è il secondo produttore europeo di uova. Vengono allevate oltre 40 milioni di galline ovaiole nei diversi tipi di allevamento, in gabbie, a terra, all'aperto. Le galline detenute in Emilia-Romagna sono circa 8 milioni. Negli ultimi mesi abbiamo visitato oltre 20 allevamenti intensivi in questa regione per mostrare ciò che è considerato lecito fare a questi animali per ottenere le uova che troviamo nei supermercati. Non abbiamo tentato di filmare casi particolarmente drammatici o ricercato condizioni limite o palesemente fuori norma. Riteniamo che le immagini della quotidiana sofferenza di questi individui siano già di per sé abbastanza eloquenti. Il calvario di questi animali inizia al momento della nascita. Le uova fecondate vengono fatte schiudere in incubatoi, dove avviene il primo massacro. I pulcini maschi appena nati, che ovviamente non produrranno uova, vengono scartati e tritati vivi. Durante le prime settimane di vita vengono esposti a luce artificiale per oltre 18 ore al giorno, per indurli a mangiare in continuazione. I mangimi sono creati appositamente per farli crescere nel minor tempo possibile e vengono addizionati con sostanze che stimolano l'appetito. La mortalità è un fattore considerato e calcolato. Gli individui malati o feriti non sono minimamente presi in considerazione, né curati, né soppressi. Vengono semplicemente lasciati agonizzare e gettati via il giorno successivo. Prima di essere trasferiti negli allevamenti che vediamo, dove resteranno fino alla maturità, i pulcini subiscono la mutilazione del becco. Con questa pratica crudele e dolorosa, gli allevatori tentano di prevenire il cannibalismo e l'aggressività provocati dallo stress della reclusione e del sovraffollamento. Questa fase di accrescimento può essere effettuata anche in batteria. Stipati in gabbie di rete metallica disposte su più file sovrapposte e sottoposti allo stesso stress e agli stessi problemi che ritroveranno da adulti in condizioni di affollamento anche peggiori. Con il passare dei mesi i pulcini crescono e lo spazio vitale a loro disposizione diminuisce fino a saturarsi. La superficie del capannone, inizialmente ricoperta di paglia, si ricopre dagli escrementi di migliaia di animali, dalle loro piume e talvolta dai corpi morti e calpestati. In questo tipo di allevamento, utilizzato ampiamente anche per i polli da carne, la pulizia viene fatta esclusivamente a capannone vuoto. In questo caso il capannone si svuota quando le galline raggiungono la maturità e vengono trasferite negli allevamenti per la produzione di uova. Migliaia di individui sono a questo punto trasformati in macchine. La loro produzione soddisferà i desideri di migliaia di consumatori. In Italia attualmente esistono 4 metodologie consentite per l'allevamento intensivo di galline ovaiole. Il numero da 0 a 3 che troviamo impresso sulle uova in commercio indica appunto il tipo di allevamento di provenienza. Questo è in assoluto il sistema più diffuso. Anche se dal 1 gennaio di quest'anno questa tipologia di allevamento è vietata, circa 20 milioni di galline sono tutt'oggi allevate in questo modo. Alimentazione, pulizia e raccolta delle uova sono processi automatizzati e non è raro che gli animali restino incastrati nei nastri trasportatori o schiacciati dai meccanismi automatici. La luce solare è sostituita da un'illuminazione artificiale che induce gravi anemie con conseguenti stati di debolezza e apatia e nega qualunque bioritmo naturale. Le uniche attività consentite sono mangiare e deporre uova. Le gabbie sono sistemate in file e disposte su più piani, fino a 6. In ognuna sono stipate diverse galline. La densità di individui è di circa 18 per metro quadrato. Queste condizioni impongono una situazione di costante stress che sfocia in aggressività e in comportamenti innaturali. Il continuo sfregamento sulle reti e l'aggressività reciproca provocano in tutti gli animali la perdita delle piume, ferite e arrostamenti. Molti animali muoiono ogni giorno per questi motivi. I loro cadaveri vengono calpestati per lungo tempo prima che qualcuno si preoccupi di toglierli.
Come se non bastasse, il pavimento delle gabbie è costituito anch'esso da grate metalliche, per di più inclinate, per consentire alle uova di rotolare sul nastro. Questo causa la crescita abnorme delle unghie, induce ferite e costante disagio. Dal 1 gennaio 2012 le normative richiederebbero l'adeguamento di tutti gli allevamenti in batteria a degli standard di cosiddetto benessere. Queste sono le immagini delle nuove gabbie previste in uno dei pochi allevamenti che si sono adeguati. Il numero di animali per metro quadro è leggermente inferiore, ma come vediamo, la reclusione e l'affollamento sono altrettanto opprimenti. All'interno delle gabbie sono previsti i cosiddetti arricchimenti, dei posatoi costituiti da un tubo di plastica, dove le galline possano salire. Ognuna ha a disposizione pochi centimetri. Una parte della gabbia è separata da bande di plastica, volte a offrire una sorta di riparo, che la normativa chiama nido. In questa zona, dal pavimento più fitto ma comunque inclinato, dovrebbero essere deposte le uova. Sarebbe anche prevista una lettiera per razzolare, che evidentemente consiste in una sorta di zerbino. Queste modifiche sono evidentemente un tentativo per mettere a tacere la voce di chi vuole la fine dello sfruttamento animale, dato che, come vediamo, cambiano di poco o nulla la qualità della loro vita. Per nessun animale il benessere può essere riprodotto in una gabbia, poiché il bene più grande per ognuno di noi è la libertà. Milioni di galline in Italia vengono allevate in questo modo. Questa cifra copre poco più del 15% del totale. La superficie di questi capannoni viene riempita in ogni sua parte di animali, molto spesso ben oltre il già opprimente limite di affollamento che la legge prevede. Anche in queste condizioni gli animali sono sottoposti ad alto stress da sovraffollamento e non è raro trovare qualcuno quasi spennato. In questo caso non per lo sfregamento con la gabbia, ma per l'aggressività che le porta a beccarsi tra loro. La deposizione delle uova avviene in lunghi tunnel di plastica all'interno dei quali le galline entrano istintivamente. Queste strutture sono suddivise in sezioni dal pavimento inclinato, che permette all'uovo di rotolare su un nastro trasportatore che le raccoglie e le sposta al di fuori dell'area riservata alle galline. Anche l'imballaggio, così come la raccolta delle uova, è un processo completamente meccanizzato. Successivamente queste uova vengono spedite ai centri di smistamento, dove vengono marchiate e confezionate. Una variante dell'allevamento a terra è costituita dai cosiddetti piani. Si tratta di strutture metalliche che permettono all'allevatore di stipare il capannone con un numero ancora maggiore di animali. La normativa permette un massimo di 4 piani sovrapposti. In queste strutture ritroviamo molti dei meccanismi dell'allevamento in gabbia, come la raccolta automatica delle deiezioni e la somministrazione del cibo su nastro. L'alimentazione, forzata dalla quasi costante esposizione alla luce artificiale, è composta da mangimi iperproteici mischiati a sostanze appetizzanti. Tutto ciò è studiato per massimizzare la produzione e ridurre le galline a macchine da uova, che arrivano a produrne fino a 300 l'anno. Tutti gli accorgimenti adottati all'interno dell'allevamento, dal numero di individui al tenore alimentare, alle ore di luce accesa, sono parte di un processo di utilizzo e manipolazione che comincia con la selezione. Per anni, infatti, gli allevatori hanno selezionato le galline perché raggiungessero questi standard di produttività, estremamente lontani dai ritmi naturali di qualunque altro uccello. La vita di questi animali, che in natura oltrepasserebbe i 10 anni, nell'allevamento a terra si conclude all'età di un anno e mezzo,
quando vengono mandati al macello per diventare carne di seconda scelta. A quest'età, infatti, il loro rendimento non è già più all'altezza degli standard fissati dal mercato e gli animali diventano perciò nient'altro che ingranaggi difettosi da sostituire. Svuotato e ripulito il capannone, verrà nuovamente riempito con altrettante galline di un anno più giovani. Questo ciclo, ripetuto all'infinito, garantisce ai consumatori le enormi quantità di uova che siamo abituati a consumare. Ogni italiano consuma ogni anno più di 220 uova, più della metà direttamente e quasi il 40% da prodotti trasformati. La produzione di uova complessiva è di oltre 13 miliardi di unità. Quelle che vediamo sono le aree esterne degli allevamenti biologici e all'aperto. Secondo la normativa, gli animali dovrebbero trascorrere qui un terzo della loro vita. In nessuno degli allevamenti che abbiamo visitato abbiamo trovato animali in questi spazi. In ogni caso, le galline passano all'interno del capannone tutta la stagione invernale e solo in certi periodi dell'anno le aperture di accesso ai campi recintati vengono aperte. I varchi sono chiusi da saracinesche e quando non sono aperti non permettono nemmeno alla luce di filtrare. Quello che stiamo vedendo è considerato il miglior metodo di allevamento intensivo, proposto al consumatore come sistema che garantisce il benessere degli animali e la qualità delle uova. Chi alleva con questi sistemi ostenta immagini di animali liberi nei prati, mentre la realtà delle cose è, come vedete, molto diversa. La struttura interna è del tutto simile a un classico allevamento a terra su più piani. Le uniche differenze evidenti sono la densità di animali per metro quadro e l'alimentazione, che è costituita da mangimi biologici. Queste differenze non risolvono in nessun modo i problemi derivati da stress, mancanza di luce solare e di libertà. Anche in questi allevamenti ritroviamo animali con il piumaggio parzialmente o completamente rovinato, con ferite, arrossamenti, infezioni, malformazioni e anche cadaveri. Ci preme evidenziare che questi problemi non sono collegati a una tipologia specifica di allevamento, ma sono naturale conseguenza di una reclusione prolungata in ambienti insalubri. L'allevamento biologico, che si spaccia come metodo rispettoso del benessere degli animali, non è quindi nient'altro che uno stratagemma che permette di vendere le uova a un prezzo maggiore. Il solo modo per garantire il benessere agli animali è quello di non allevarli, di non lucrare sulla loro vita e sulla loro morte, e per noi di non utilizzare i prodotti derivanti da questo sfruttamento e impegnarci in ogni modo per la liberazione animale.